solo di internet. Ecco, ciao a tutti, piano piano vi state collegando. Se avete avuto modo di passare sulla pagina di Remira Market, avete visto che oggi per la prima volta abbiamo portato il mercatino online sul nostro profilo di Instagram. Ci sono diversi espositori sia sul feed, sulla bacheca, che nelle storie. E so che alcuni di voi hanno già fatto acquisti, quindi questo test sta funzionando molto bene. E quindi siamo molto contenti di vedervi attivi anche online. Ci mancano sicuramente le nostre domeniche al Tempio del Futuro Perduto a Milano. Per chi non conosce il format di Remira Market, è un giovane esperimento che abbiamo ideato io, Katia, con Virginia ed Alessia meno di un anno fa. E si svolge una volta al mese, solitamente una volta al mese, a Milano, in questo giardino meraviglioso. Diamo la possibilità a chi vuole rimettere in circolo accessori e abbigliamento usato, appunto, di poterli vendere. Nel nostro market, si trova sia abbigliamento vintage che seconda mano, e questo è per fare in modo e dare la possibilità a tutti di avvicinarsi al mondo dell'usato e della seconda mano. Ecco, Angela, fare a breve. E questa mattina abbiamo fatto due chiacchiere anche con Cecilia. Ciao Angela, eccoti. Ciao, ciao Katia, buonasera a tutti. Molto Come stai? bene, tu come stai? Bene, 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 tutto a posto. Dai, sei a Milano? Sì, sono a Milano e diciamo, lo sarò purtroppo per un po', nel senso che vista la situazione, passerò il mio primo Natale milanese, non l'avevo mai fatto prima. Ebbene sì, come te e molti altri. Allora, io ho già detto due parole su Remira. Mi piacerebbe che tu ti presentassi, perché sicuramente tanti non ti conoscono. Io ti ho conosciuta proprio a Remira Market e poi ti ho seguita in tutti i tuoi viaggi e nei tuoi social. E quindi ho pensato di invitarti oggi per fare due chiacchiere con te. Mi sembravi una delle persone, insomma, adatte per scambiare due chiacchiere sul tema. Grazie, grazie mille. Ma io devo dirti una cosa per me molto importante su Remira, perché sai, da quando sono a Milano ovviamente ci sono tantissimi mercatini di vario genere, vintage, second hand, handmade, qui sicuramente a Milano non mancano. Ma da diciamo, un annetto, più o meno cioè un annetto prima che iniziasse Remira, un po' avevo cominciato a un po' anche ad annoiarmi, no? Nel senso che mi sembrava di vedere un po' sempre le stesse cose, quindi avevo perso un po' questa passione per i mercatini. Con Remira devo dire che l'ho ritrovata, e questo perché secondo me avete fatto un lavoro fantastico, avete messo insieme veramente una squadra molto bella. E poi una cosa che ho notato, per esempio, dal primo Remira fino all'ultimo che ho visto praticamente qualche mese fa, c'è stato un boom di partecipanti, un boom di venditori. Mi ricordo le prime edizioni c'erano degli angolini magari ancora un po' vuoti in cui si poteva andare in un angolino così a fumare una sigaretta. Invece adesso praticamente è tutto pieno e questo vuol dire che avete fatto un ottimo lavoro. E soprattutto anche all'inizio, magari forse i primi tempi, c'erano molte persone giovani. Col tempo invece ho iniziato a vedere anche persone più, diciamo, della mia età o comunque, diciamo, interessate a questo mondo che è prettamente un mondo oggi probabilmente giovanile, no? Per cui chi ha la mia età magari fa un po' fatica diciamo, a capirne un po' le logiche o comunque ad accettarle. E poi una cosa che devo dire, un posto meraviglioso, veramente stupendo che non conoscevo, che ho conosciuto grazie a voi, in cui non sono accettate due cose fondamentali, la plastica e il razzismo. Detto questo, secondo me è numero uno. Sì,
Sì, è vero, ma questo grazie al Tempio del Futuro Perduto, dove oltre al mercatino loro fanno eventi diversi, tra cui eventi musicali bellissimi, purtroppo in questo periodo non ci possono essere, però i ragazzi sono super super attivi su tantissimi fronti e invece tutto il discorso sostenibile, plastic free, grazie a Virginia, che è una delle ragazze con cui appunto ho fondato Remira Market, che ha un'associazione World Drive Onlus che si occupa della protezione dei mari, ma lei nello specifico ha un progetto No Plastic More Fun che sviluppa anche su Milano proprio per sensibilizzare i locali a liberarsi dall'uso della plastica monouso. Quindi, insomma, fa piacere che tu abbia notato questo perché è sicuramente importante per noi mantenere e portare avanti questi valori, quindi se tu li hai notati vuol dire che stiamo lavorando bene e sì, sicuramente nell'ultimo periodo Remira Market ha riscontrato successo, ma giustamente ci vuole un po' di tempo. Siamo molto giovani perché noi non abbiamo nemmeno un anno d'età come Remira Market e quindi insomma è normale che ci voglia un po' di tempo, però Sicuramente state andando nella sicuramente direzione giusta. Sì. la passione ci porta poi a fare scelte che vengono ripagate. E invece la tua passione per il vintage come nasce? Allora, nasce un po' da sempre, nasce con me più o meno. Diciamo che io fondamentalmente da quando sono libera di acquistare, diciamo, senza i miei genitori, acquisto vintage, quindi ti dico almeno 25 anni. Nasce in realtà dalla nonna, dal suo armadio, che per me è sempre stato, insomma, l'armadio delle meraviglie, e da un gioco che facevo da piccola con un'idea super sostenibile, sempre della nonna. Che veramente secondo me, cioè le nostre nonne avevano un concetto di sostenibilità molto avanzato, senza ovviamente la consapevolezza, no? Ma pensa che da ragazzina mi piaceva giocare con il secchio delle pezze della nonna. Questo secchio in realtà conteneva tutti gli abiti che oramai erano inutilizzabili, quindi già rammendati, rattoppati, magari sporchi, quindi praticamente ormai inutilizzabili, che però potevano essere utilizzati A da noi per andare in campagna, quindi per andare a raccogliere le olive piuttosto che le more, quindi sai, quelle cose per cui ti sporchi facilmente, per cui potevi utilizzare ancora quegli abiti, per esempio, per questo, e poi in ultimissima analisi utilizzarli per pulire. Quindi le famose pezze, insomma, per pulire a terra piuttosto che per spolverare. Ecco, io con quelli mi facevo degli outfit, per cui diciamo che questa passione nasce veramente da piccola e nasce ovviamente in un contesto completamente diverso da quello attuale. Consideri, insomma, 25 anni fa, se non di più, non si parlava di tante cose legate al vintage. Quindi per me nasce veramente come una passione, per la moda di un tempo e soprattutto per l'originalità che questa poi mi permetteva di liberare, no? Quel vintage potevo Sì. liberare la mia fantasia, essere diversa dagli altri, non omologarmi, insomma, agli altri, e questa è stata proprio la spinta iniziale. Questo rimane, ma ovviamente poi col tempo, diciamo, 20 anni sono tanti e le cose poi sono anche un po' cambiate, perché ho trovato nel vintage tante altre cose, che 20 anni fa non avrei minimamente immaginato. Sì, e poi probabilmente con tutte queste pezze ti sei fatta anche un po' la mano, no? Perché ovviamente io dico sempre, chi va a ravanare, come diciamo noi, rinusare e ravanare Esatto. in questi posti, deve sapere in qualche modo anche scovarli questi tesori che ci sono, ci chiamano, ma in realtà bisogna avere occhio e mani. Quindi anch'io che vengo da mamma, nonna, che hanno sempre cucito, tagliato e quindi sono cresciuta in mezzo a tutte queste pezze, ho imparato attraverso il tatto a conoscerne anche i tessuti, Verissimo. quindi anche questo diciamo è un vantaggio poi quando ci si ritrova a Aiuta. doverci. Decisamente, è vero. E invece quindi oggi per te la parola vintage, diciamo, anche questa mattina con Cecilia abbiamo un po' chiarito, no? C'è sempre questa confusione tra che cos'è il vintage e che cos'è il second hand. Ma oggi, secondo te, che valore ha la parola vintage e
come tu ti approcci, diciamo, a qual è il significato che tu dai al vintage? Allora, oggi questa parola secondo me ha un valore ancora più ampio, perché viene utilizzata, come dicevate stamattina, un po' troppo spesso e in maniera veramente impropria. Oggi vintage è una moda, quindi parlare di vintage fa moda, quindi fa tendenza e quindi è utilizzata spesso veramente in maniera impropria. Chi ovviamente, diciamo, non ha molta dimestichezza col vintage, ovviamente può scambiare per vintage del second hand. E oggi, come dicevate, si parlava appunto anche di vintage contemporaneo o anche di vintage remake, no? Cioè di qualcosa assolutamente nuovo che viene fatto passare per vintage. Se ci pensi, anche le grandi catene cinesi, per esempio, oggi ti spacciano per vintage degli abiti ovviamente di bassa qualità che hanno magari le sembianze di abiti degli anni 50 piuttosto che insomma di altri tempi, no? Quindi secondo me oggi più che mai è giusto fare chiarezza su che cos'è vintage e che cos'è second hand. E c'è una cosa secondo me aggiuntiva, che nella stessa parola di vintage sono incluse tante tipologie di vintage. C'è un vintage molto di qualità, quindi c'è un vintage che ha molta ricerca, che ha ovviamente anche dei costi diversi dal vintage, che invece magari è un vintage più da tutti i giorni, che non ha insomma necessariamente la qualità, perché si dice spesso che il vintage è di migliore qualità. Sì, ma non è necessariamente vero, insomma, si trova vintage degli anni 70 in polyester, che magari sicuramente non è il polyester di oggi, ma sicuramente non è neanche, diciamo, chissà quale oggetto di grande qualità. Però effettivamente ancora di più oggi è giusto, diciamo, capire che cos'è vintage, lo ha spiegato benissimo Cecilia stamattina, cos'è second hand e diciamo, togliere un po' quel velo di pregiudizio che c'è dietro il vintage. Oggi mi sono sentita veramente un po' chiamata in causa quando si parlava parlavate insomma dell'atteggiamento un po' dell'immaginare il vintage come qualcosa che poi è anche il second hand, come qualcosa che non ti puoi permettere, o meglio che ti acquisti perché non ti puoi permettere del nuovo. Che è una mentalità che esiste, è vecchissima, me la ricordo insomma anche molti anni fa, e che però secondo me piano piano possiamo cominciare ad abbattere, no? Quindi secondo me oggi questa parola ha tantissime implicazioni, molto più di prima. Per me rimane, diciamo, la mia grande passione, ma spesso appunto la vedo utilizzata in maniera assolutamente non corretta. Spesso, anche se vedi su Instagram, ci sono moltissimi profili che si chiamano XY Vintage e magari di vintage non hanno niente, no? Piuttosto si parla di second hand o di veramente a volte cioè anche di Certo, remake. più Quindi, recenti, certo, esatto, che cioè non è. pretendono di essere Diciamo, è soltanto perché. diventato, esatto, una terminologia ormai anche un po' di marketing. Quindi, diciamo, prendiamo il bello e il brutto di questa ondata di moda, del vintage. Però ecco, sicuramente va fatta molta chiarezza, ma anche per chi, soprattutto per chi acquista. Spesso ci sono persone che si affacciano al vintage per la prima volta e magari hanno un po' confusione, quindi pensano che il vintage sia una cosa. Trovo che sia corretto e trasparente chiarire bene di cosa stiamo parlando, perché appunto ha tante implicazioni oggi più di ieri. E quindi diciamo anche un po' una nostra responsabilità, no? Quella di chiarire che cos'è vintage. Sì, ovviamente non ci sono, soprattutto se poi i capi sono abbastanza vecchi e appartengono al passato, non ci sono etichette o modi per capire poi effettivamente se quel capo appartiene a un'altra epoca o è semplicemente un capo fatto alla maniera di. E qui appunto viene un po' in aiuto la pratica, l'attenzione di riuscire a vedere le cuciture, le finiture e quindi capire se effettivamente quel capo ha o meno il valore che gli viene attribuito.
Però su questo purtroppo non ci sono manuali e quindi ci dobbiamo un po' affidare a quello che ci raccontano, da un lato, a chi ci vende il pezzo, ma soprattutto alla nostra esperienza. Infatti io a chi si inizia a comprare usato, ma anche a chi non ha mai acquistato, alle mie amiche che magari sono un po' scettiche, consiglio sempre di cominciare a vivere questa esperienza a piccoli passi e di vivere proprio sia i negozi che i mercatini, proprio perché possiamo contare solo sulle nostre capacità, da un lato, e sicuramente poi ci sono delle cose che ci piacciono, uno stile, un pattern, un tessuto, però purtroppo bisogna saperli riconoscere. Beh, sai, quello secondo me è anche un lato positivo, no, del vintage, perché ti obbliga in un certo senso, ma anche un bel percorso a studiare, a capire. Come dici tu, non c'è un manuale, no? Quindi possiamo imparare soltanto con la nostra esperienza. Con l'esperienza impari, capisci, immagini, perché poi non hai mai la certezza, no? Di un pezzo, di quando è stato prodotto, però secondo me è una delle cose più belle, perché ti porta veramente a conoscere tantissimo, a studiare tantissimo. Io spesso torno a casa e cerco poi magari su internet le etichette, a chi appartengono, di che società, di che ditta, insomma, stiamo parlando, dove produceva, per chi. Ho scoperto veramente delle cose pazzesche che non avrei mai immaginato, ma soltanto appunto facendo un po' questa ricerca e dopo tanti anni. Nonostante ciò, ancora oggi ho tantissimi dubbi su è veramente vintage, ma è un pezzo originale, ma sarà degli anni 70 o magari inizia anni 80, quindi come tutti, insomma, anche io faccio un po' a volte fatica a capire, però questo sforzo, insomma, nel capire, nell'individuare, nello scoprire, secondo me è uno dei più bei regali che poi ti fa il vintage, no? Sì, questo è vero, ma io penso che non solo il vintage, ma sempre di più tutti noi dovremmo farci queste domande e andare un pochino più a fondo, soprattutto quando parliamo di seconda mano anche per un aspetto etico e sostenibile, no? Quindi non solo legato appunto allo stile del pezzo, ma quando la nostra scelta di acquistare un capo di questo tipo è anche dettata da queste altre motivazioni, o si parla molto oggi nel mondo della moda anche di tutta la filiera che deve essere trasparente, deve essere sostenibile, ma come dici, se non siamo noi i primi a indagare, se poi effettivamente o anche semplicemente a chiedere che ci sia trasparenza da parte di chi produce i pezzi oggigiorno, cioè è importante farsi delle domande e cercare delle risposte, perché altrimenti, anche parlo soprattutto per quanto riguarda grosse catene, eccetera, sarà sempre facile, no, acquistare quello che ci propinano a basso costo, senza poi chiederci effettivamente da dove arriva, in che condizione è stato creato, con quali materiali, eccetera. Proprio perché non è così facile raccontare la verità. E Beh, quindi sai. questa cosa che dici è importante, diciamo, a 370 gradi su tutti gli acquisti che facciamo, poi non solo legati È all'abbigliamento. vero. Oggi però non è facile neanche nasconderla questa verità, perché se prima si riusciva, insomma, a tenere un po' nascoste alcune situazioni, oggi nessuno di noi può dire non lo sapevo. O... Allora, il problema vero, secondo me, oggi è che noi scegliamo di girarci dall'altra parte, perché i fatti, e non parlo solo di moda, parlo anche della filiera alimentare o di tantissime altre situazioni, oggi noi scegliamo di girarci dall'altra parte, perché diciamo, non è più accettabile che oggi non ci sia informazione su queste cose. Chi compra da Zara o comunque in una catena di fast fashion, scusate, mi è venuta in mente Zara, ma chi compra una catena di fast fashion oggi nel 95% dei casi sa, ma sceglie di girarsi dall'altra parte. Quindi oggi non si può più dire non lo sapevo. Ecco, quindi secondo me la globalizzazione anche della comunicazione delle informazioni non ci consente di dire non lo sapevo, non ero al corrente o non ci ho mai pensato.
Quindi, cioè, non è forse tanto una mancanza di sensibilità sull'informazione, ma probabilmente la cosa che mi spaventa di più oggi è che c'è mancanza proprio di interesse, no? Nel senso che finché una cosa non tocca a me, probabilmente non mi interessa. Peccato che a volte guardo la mia situazione e dico, ok, saranno almeno 2 anni. Forse di più, che non entro fisicamente neanche in un negozio di una catena di fast fashion, che non acquisto fast fashion. Quindi mi dico, se altre persone, sempre più persone, facessero la stessa cosa che faccio io, probabilmente queste catene, potrei dirti che oggi forse potrebbero anche non esistere più, perché in realtà tutto quello che ci viene propinato dal supermercato alla moda, alla TV, a qualsiasi insomma campo si può applicare questa legge, è quello che noi cerchiamo, cioè quello che noi domandiamo. Quindi semplicemente la nostra domanda è quella che poi regola tutto il mercato. Quindi finché continueremo a chiedere fast fashion, noi avremo fast fashion ai prezzi della fast fashion, che in realtà stavo scrivendo un articolo in questi giorni sul costo, no? Sul vero costo della fast fashion, perché spesso mi si dice, sai, tu parli spesso di moda sostenibile, di acquistare anche handmade, ma acquistare da un artigiano, per esempio, ha un costo, cioè l'handmade oggi costa. E volevo proprio rispondere a questa domanda, no? Perché se l'handmade costa, ed è vero, ma ci sono delle buone motivazioni perché l'handmade costa, chiediamoci perché invece il fast fashion non costa. È Quindi, diventato la norma, non è quella della maglietta 5-10 euro, forse. esatto. Che poi in realtà questo costo c'è. Semplicemente noi non lo vediamo perché ovviamente Lo questo paga costo qualcuno. è pagato da altre persone e come al solito, insomma, questo è un'altra forma assolutamente di sfruttamento, una delle tante. Per cui, diciamo, ripeto, far finta di non vedere oggi onestamente mi fa male. Assolutamente sì, però credo sia importante e mi sembra che comunque ci sia in una direzione dove se ne parla sempre di più. Anche noi, quando abbiamo deciso di fondare Remira Market, è stata una scelta in questa direzione per far capire che comunque ci sono molte alternative a quello che è il fast fashion e ci sono tantissime possibilità e c'è un'offerta enorme legata a questi pezzi. E quindi anche sul fatto che noi ne stiamo parlando oggi, speriamo che qualcuno insomma si interessi Esatto. o che comunque si faccia un giro, no? Esatto, ma è vero, se tu ci pensi, non so, 10 anni fa a Milano era difficile magari trovare il cappuccino di soia in un bar, oggi è la cosa più normale del mondo. Perché? Perché più effettivamente si parla, o comunque ci sono persone che manifestano determinati bisogni e necessità, più questi effettivamente ci vengono proposti. Quindi abbiamo un grossissimo potere nelle nostre mani, ma come al solito non siamo, diciamo, sempre in grado di usarlo, però devo dirti la verità, io sono molto positiva. Se guardo, purtroppo ho l'età per farlo, ma se guardo indietro, effettivamente, cioè, è cambiato tantissimo da questo punto di vista, ma non solo, anche in tanti altri settori, per cui molto probabilmente parlare, condividere, insistere sempre su questi argomenti, alla fine io sono convinta che porterà i suoi benefici. Ma sai, non è necessario avere una piattaforma su cui parlare a migliaia di persone. Per me è sufficiente parlarne con gli amici, con i colleghi, con, non so, al bar, in qualsiasi momento, ma condividere questa informazione sempre, secondo me, è importantissimo. Ho tantissime amiche che, ad esempio, non acquistavano vintage prima di conoscermi perché l'ha usato qualcun altro, insomma, il solito discorso. Oggi vengono a fare shopping vintage insieme a me, quindi voglio dire, anche lì, cioè, l'esempio è un po' la condivisione, secondo me, portano a tanto, che era anche il motivo per cui ho iniziato a scrivere, diciamo, a mostrare i miei outfit per far vedere quante cose si potevano fare col vintage. Quindi è importante, secondo me, non smettere mai di trasmettere quelle poche cose che sappiamo, comunque che abbiamo imparato agli altri, perché possiamo fare dei cambiamenti partendo dal piccolo, il cambiamento grande può arrivare.
Sicuramente poi se partiamo da chi ci conosce, da chi ha fiducia in noi, sicuramente vedremo risultati nel Esatto. più breve tempo e li potremo anche testare perché appunto li Magari li conosciamo. vedremo Sì, ma sono anche. assolutamente d'accordo con te perché capita lo stesso anche a me con le mie amiche e con le mie sorelle che qui ci scrivono. Siamo ancora troppe poche a ravanare. Guarda, E subito invece. sotto c'è la mia di sorella, invece che vedo che ha scritto. E poi sopra leggevo anche che sì, la sartoria si vede, se è un capo ben fatto, sono d'accordo, un capo ben fatto che sia vintage o meno, perché non necessariamente deve essere risalire per forza più di 20 anni fa, si vede Ecco, chi questo è un riesce a altro punto riconoscere. importante. Probabilmente se pensiamo al vintage del futuro, questo l'avevo detto un po' di tempo fa, l'unico vintage che avremo in futuro sarà la sartoria di oggi. Perché ovviamente se consideriamo la fast fashion è difficile che arrivi all'anno prossimo, figuriamoci tra 20 anni. Oggi l'unico, insomma, probabilmente, diciamo, genere di abbigliamento che sarà il vintage di domani, probabilmente sarà proprio la sartoria. L'altra volta ho ritrovato nell'armadio della nonna un abito degli anni 40 che era fatto, non aveva etichette, nulla, quindi si vedeva benissimo che era stato cucito a mano. Parliamo di 60 anni fa, ma è in condizioni veramente perfette, una vestibilità meravigliosa. Quando lo guardo dico, ecco, lui è riuscito a resistere 60 anni, ma perché è fatto in un certo modo. Quindi sicuramente la sartoria oggi è poca, ma diciamo, sarà sicuramente il vintage di domani. Sì, dicono, oltre a vedersi dietro a tutto c'è una storia, penso, quando lo si indossa si ha un ricordo e non solo un bel capo. È È vero. vero. È vero, sempre insomma, ho sognato un po' quando ero più giovane, soprattutto cercavo di immaginare chi potesse avere indossato prima di me quei capi. Questa cosa è molto bella. E poi quando vengono poi, soprattutto dall'armadio della tua famiglia, secondo me è un ricordo addosso che è meraviglioso. Tempo fa mia mamma mi ha regalato un pezzo che era diciamo, la camicia da notte della prima notte di nozze di mia nonna. Ecco, quello secondo me è un capo che per me personalmente è un capo senza prezzo, senza tempo. Una delle cose più belle, credo, parlando di ricordi, insomma, che posso avere nel mio armadio. Ecco, quello secondo me è molto emozionante, rivedere dei capi di persone che appunto non ci sono più, però rimangono in un certo Che senso un po' con rimangono te. e sicuramente anche poi il fatto di avere questo rapporto, questo ricordo, questa storia permette di affezionarsi a questi capi e quindi difficilmente ce ne libereremo, no? E quindi li porteremo con noi, magari li passeremo a chi ci è caro poi dopo di noi e quindi anche questo è vero. Poi anche bello, a me piace sempre immaginare invece quando acquisto qualcosa di seconda mano a chi era posseduto prima di me e chissà quale altre storie può aver vissuto. Quindi anche un gioco di immaginazione divertente che si può fare. E invece tu hai un blog e anche nel tuo profilo racconti in una maniera che è molto contemporanea, molto bella con quello che è il tuo stile. Infatti ci dicevi prima, fai questi mix and match e credo che questo sia importante, cioè anche svecchiare questa idea di abito della nonna, dove ben venga il pezzo e l'abito appartenuto alla nonna, ma saperlo anche contestualizzare oggi ed essere alla moda con capi di seconda mano. Questo è un aspetto molto interessante. È vero, tra l'altro ti dirò che quando ho iniziato a scrivere o comunque a creare il mio blog, la verità è che non riuscivo a ritrovare un po' questo stile contemporaneo negli altri blog che 10 anni fa praticamente c'erano un po' in giro, perché erano un po' tutti, cioè questo stile di vintage dalla testa ai piedi, molto appunto un po'. Appunto, stile nonna, no? Facevo un po' fatica a trasmetterlo poi nella mia realtà quotidiana. Invece, volevo rappresentare un vintage da poter utilizzare in ufficio, per andare al supermercato, per uscire la sera, per andare a una festa. Insomma, un vintage da poter mettere in qualsiasi momento.
E quindi mi sono detto, vabbè, se non lo fa nessuno, lo farò io. Quindi l'idea è esattamente questa, di mostrare che il vintage non è appunto necessariamente un qualcosa di vecchio, quindi, o meglio, qualcosa che deve anche apparire vecchio, che può essere reso estremamente contemporaneo. Non ti dico alla moda perché, diciamo, una parola che non utilizzo, nel senso che oggi non so neanche che cosa va di moda, perché poi seguo poco questi diktat di marketing, no? Però ecco che si può comunque portare, diciamo, con molta disinvoltura, perché un'altra domanda che mi si fa spesso è: ma certo che ti ci devi sentire per portare il vintage, che non è vero, cioè non stai portando niente di anomalo, comunque di strano. Tante volte chi ti fa la domanda: ma questo dove l'hai acquistato, questo dove l'hai comprato? Quando dici che è vintage, molte persone non se ne erano neanche accorte. Quindi effettivamente c'è modo, anzi è bellissimo secondo me, modernizzare tanti di questi pezzi. Secondo me dei vintage, abiti vintage a volte portati con un jeans, secondo me sono di una bellezza estrema, vanno molto a contrasto perché poi ovviamente sono un po' difficili da vedere, però io adoro veramente mischiare il vintage con qualsiasi cosa. Lo mischio con tessuti africani, con pezzi che ho acquistato veramente durante i viaggi, non so, in Medio Oriente, appunto in Africa, in qualsiasi posto del mondo. Cioè, questo mix, secondo me, diventa molto personale intanto, perché poi comunque il tuo stile viene riconosciuto appunto perché è diverso. E poi io trovo che sia veramente un modo per fare emergere la nostra personalità, è quello che dico sempre, no? Ci vogliono vestiti tutti uguali perché va di moda qualcosa, perché la fast fashion ha deciso che questo si porta, neanche quest'anno, si porta nelle prossime 3 settimane, no? Perché poi lì la moda va a una tale velocità che ovviamente non riesci neanche a star dietro, no? Però poi quando vedi quello che va di moda è fondamentalmente quello che c'era già. Quindi niente ha inventato la moda, niente ha inventato la fast fashion. Quindi il poter, diciamo, rendere sempre personalizzabile, personalizzato un pezzo vintage, secondo me, è una delle cose più belle in assoluto. E poi, ti ripeto, è il nostro stile. Per questo io dico sempre una cosa: quando iniziamo ad acquistare vintage, ma in generale, prima dobbiamo capire un po' chi siamo, no? Cioè, come vogliamo rappresentarci, cioè come vogliamo che venga fuori la nostra personalità. Perché tutto quello che indossiamo siamo noi. Quindi spesso indosso quello che indossano gli altri proprio perché magari non voglio troppo far vedere quella che è la mia personalità. Invece, secondo me, quello è un modo perfetto per farla venire fuori, per renderti in un certo senso anche riconoscibile. Mi fa sorridere molto spesso. Io lavoro in una grande azienda, no? Quindi siamo migliaia di persone, ma molte persone mi riconoscono per come sono vestita, cioè mi riconoscono perché quella parte della mia personalità è visibile anche a chi mi incontra semplicemente in ascensore, ma non sa nemmeno come mi chiamo o dove lavoro esattamente. Quindi c'è una cosa bellissima, secondo me, potersi esprimere, no? Poter avere la libertà di dire io sono così. E il vintage questo te lo consente, in molti altri casi non è così. Vero, Quindi verissimo. Soprattutto se pensiamo che nei negozi l'acquisto è indirizzato, i capi sono esposti in un certo modo, sono già abbinati, quindi praticamente noi non dobbiamo pensare a niente, prendiamo delle cose già pronte e magari perché le abbiamo poi viste nei giornali, eccetera. Invece questo passo che è più difficile perché vuol dire veramente conoscere chi siamo, che cosa ci piace, definirci e darci uno stile, però è vero, acquistare di seconda mano i vintage ci permette di essere molto creativi da un lato, unici, è vero, ma non vuol dire essere vestiti anni 20, anni 30, anni 70, ma capire come quel pezzo va contestualizzato su di noi per quella che è la nostra personalità. Quindi sono esatto. assolutamente d'accordo e credo che l'hai spiegato molto molto bene e
speriamo di ispirare qualcun altro a fare vero. degli Tra l'altro, sai, abbinamenti. Katia, che questa cosa ho notato ultimamente, per esempio, ti aiuta anche a comprare meno, che è un altro punto, una nota dolente, devo ammettere, anche per me. Però sapere esattamente qual è il tuo stile, no? Cosa cerchi, ti aiuta secondo me anche a focalizzarti meglio quando acquisti. Ti faccio un esempio, ovviamente una delle, diciamo, delle tragedie della fast fashion è dire, è scatenare in noi quel meccanismo che dice, ok, ah, costa solo 5 euro, lo compro, costa solo 10 euro. Avviene così, è corretto, cioè succede che dice, vabbè, tanto costa poco, male che vada, non so, ci vado al mare. E purtroppo questo avviene anche nel vintage, perché spesso diciamo, trovi effettivamente delle cose che costano poco anche nel vintage e le acquisti perché costano poco. Quindi questo è un meccanismo che funziona perfettamente in ogni momento. In realtà però, secondo me, avere già un'idea ben chiara di cosa tu stia cercando, o di qual è il tuo genere, qual è il tuo stile, ti aiuta anche a cercare di acquistare soltanto, diciamo, quelle cose o comunque di avere un'idea più precisa di quello che vuoi acquistare. Dire oggi, sai, come si diceva una volta, acquista quello di cui hai bisogno, è un po', diciamo, fuori tempo, no? Perché obiettivamente oggi non abbiamo bisogno di niente, ecco. Cioè, oggi ho bisogno di un cappotto giallo. Ti faccio un esempio, quindi è ovvio che oggi non abbiamo bisogno di nulla. Però acquistare quantomeno quello che è un po' più il tuo genere, il tuo stile, quello che ti rappresenta, secondo me ti aiuta anche a evitare lo shopping compulsivo, no? Perché una cosa costa poco, perché è carina, ma non sono sicura se la metterò o meno. Cioè, ci sono tanti meccanismi e poi purtroppo la vera soluzione rimane quella che dovremmo acquistare di meno, al di là di vintage, second hand, il vero problema è che dovremmo imparare ad acquistare di meno e capisco perché sono la prima, insomma, a fare molta fatica in questo, che nella società in cui viviamo non è facile. Però secondo me, ecco, ci sono delle piccole, diciamo, dei piccoli accorgimenti che possiamo utilizzare, uno è proprio questo, per evitare di acquistare in Di maniera esagerare sproporzionata. anche negli acquisti, assolutamente è vero anche questo. Non deve diventare un pretesto per comprare ancora più abiti. Abbiamo scatenato un po' di domande quando si parlava di stile, ma vedo che l'argomento interessa. Allora, ma pensi che sia necessario avere abiti diversi per essere diversi? No, è il contrario. Siamo tutti diversi, quindi è giusto che ci vestiamo in maniera diversa, cioè funziona esattamente nel modo, diciamo, opposto. Nessuno di noi è uguale all'altro, quindi è giusto che ci esprimiamo in maniera diversa, quindi contro l'omologazione del vestiamoci tutti uguali perché va di moda, piuttosto che, come ci dicevamo prima, si usa. C'è chi dice: io spero di avere personalità anche con un jeans e una maglietta. È vero, assolutamente. È così. Vedi, anche quello è il nostro stile. Che poi, per esempio, il jeans possa essere vintage, tanto di guadagnato. Se l'hai comprata, usata o da una. Preferisco, io dico, usato secondo mano è sempre la scelta migliore, non dico nemmeno filiera sostenibile, trasparente, eccetera, perché comunque sono state investite risorse ed è un nuovo prodotto che viene immesso nel mercato. Quindi veramente di magliette bianche e di jeans nel mercato vintage e second hand è pieno di ogni, quindi Assolutamente sì. Sì. veramente. Infatti, cioè, non è necessario, diciamo, per me è il mio modo, no? Per esprimere, cioè, il mio mix di colori, di stili, eccetera, è il mio modo per esprimere. È ovvio che siamo diversi in qualsiasi cosa, no? Quindi siamo diversi con jeans e maglietta. Ovviamente dire jeans e maglietta già include una serie di sfumature, di sfaccettature che insomma è molto ampia, quindi ben venga la diversità in qualsiasi cosa indossiamo.
Sì, poi ovviamente c'è tutto, come si fa a comprare meno, vero? C'è un'offerta pazzesca, i prezzi sono bassi, bassi, ma anche nel mercato del second hand, se guardiamo anche ai negozi da Humana, ad altri negozi, i prezzi sono veramente molto bassi anche in quel caso. Quindi, però tu hai già dato quelle. Conoscere quello che effettivamente Sì. ci rispecchia e quindi eliminare certe cose che, ma forse lo metto, ma mi può sempre Esatto. servire, potrei Ma avere sai che a un'occasione. volte, per esempio, ma me ne accorgo proprio dal ciclo di passaggio di certi pezzi nel mio armadio, no? Mi piacciono moltissimo i maglioni anni 80 da uomo. Non mi rappresentano. Li compro perché mi piacciono, li metto una volta, non mi ci vedo, non sono io, non è il mio genere e li metto in vendita, li regalo, comunque li faccio ritornare nel cerchio, però ho capito che mi sono detta inutile che continuo ad acquistare delle cose che mi piacciono, ma che poi su di me non mi ci vedo. Magari addosso a te mi piace tantissimo perché veramente ti sta bene, perché il tuo genere, il tuo stile e ti rappresenta, e quindi pertanto ti sta bene ed è bello, quindi fa un bell'effetto, tanto addosso a me non mi rappresenta, e quindi ecco, cioè quello ti aiuta comunque a capire, uno. Due, secondo me, un altro, diciamo, punto importante, quando cominci a avere sempre più contatto con la qualità, con capi di qualità perché fatti con tessuti di qualità, lavorati con una qualità anche della lavorazione, piano piano ti accorgi che preferisci la qualità diciamo, alla quantità. Quindi anche quello, ovviamente sono percorsi anche mentali, no? Che vanno fatti comunque col tempo. Non posso immaginare che domani mattina, sei fino a ieri sera ero da Zara, domattina ovviamente mi vestirò solo vintage, o comunque non posso pensare che questi, cioè fare shopping praticamente è ormai soddisfa un nostro bisogno, ok? Quindi è da lì che dobbiamo partire, no? Cioè partire dalle domande base. Chi fa shopping compulsivo non lo fa soltanto perché costa poco. L'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io, a volte lo faccio ancora. E quindi cioè, sono dei momenti in cui ci manca qualcos'altro, ok? Quindi dobbiamo ragionare, secondo me, molto su quello. È chiaro che tutto intorno a noi ci dice compra dal weekend del Friday, in cui cioè, tale era diventata veramente stava esplodendo di offerte di compra, 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 compra. Quindi siamo bombardati dalla parola compra. Però ecco, lì sta un po' a noi riuscire a prendere le giuste distanze e capire perché realmente compriamo così tanto. Non succede dall'oggi al domani. Personalmente, diciamo, sono attenta a queste cose da anni, ancora non posso dire di essere salva per niente. Un po' alla volta, sicuramente dobbiamo Esatto. fare un bel esame di coscienza. C'è Esatto. chi dice in questo periodo, ma tutti noi, in questo periodo mi è servito per fare abbinamenti diversi con cose che avevo. Prima non avevo il tempo, non era una scusa per comprare. Ah, ok, quindi anche il. Eh sì, ma si ricollega un po' a quello che dicevi, il Ma conoscere sai quello che che abbiamo. quando ho iniziato a scrivere di vintage c'era un blog, non so se esiste ancora, ma era bellissimo, di una ragazza brasiliana che si chiamava Un anno sin Zara, cioè un anno senza Zara, in cui lei si era impegnata praticamente per un anno intero a non entrare in un negozio di fast fashion. Tra le conclusioni che lei aveva tratto, insomma, dopo un anno, è che ovviamente aveva imparato a valorizzare quello che c'era nel suo armadio, quindi a fare abbinamenti completamente diversi, a, diciamo, utilizzare con grande fantasia e originalità anche pezzi che prima non aveva mai immaginato insieme. Insomma, diciamo, è una delle cose positive, avere il tempo di farlo, ovviamente, perché come te, insomma, la mattina quando devi andare al lavoro alle 7 non sei proprio super fantasiosa, ecco. E, però anche proprio
la forma mentis di dire ok, proviamo un abbinamento diverso, proviamo a fare qualcosa che non ho già fatto. E spesso e volentieri noi stessi non ci ricordiamo, a volte non ci ricordiamo neanche di quello che abbiamo nell'armadio, no? A volte vengono fuori delle cose che dici, questo non mi ricordavo neanche di averlo, quante volte. Eppure, probabilmente perché non li abbiamo sfruttati neanche nel modo giusto, non li abbiamo abbinati nel modo giusto, perché gli abbinamenti cambiano tutto. A volte, uno stesso pezzo indossato in maniera diversa o insomma, con abbinamenti completamente diversi, nessuno si accorgerà che l'abbiamo già indossato. E poi, anche se se ne accorgesse, la mia vera domanda è: ma chi se ne frega? Cioè, oggi una stessa Kate Middleton, che voglio dire, donna che si può permettere qualsiasi cosa, è una cosiddetta outfit repeater, cioè lei ribette in occasioni anche diverse uno stesso abito, ma E cioè, se lo dovremmo fa Kate cominciare a Middleton, farlo tutti noi. Esatto. possiamo farlo tutti, direi. Sì, un ottimo esempio, ce ne dovrebbero essere sempre di più, e quindi comprare meno, comprare meglio, non solo rimettere i capi, ma anche amarli per curarli in maniera diversa e quindi rattopparli, imparare a prendersi cura dei nostri capi. E quindi è proprio un rapporto completamente diverso che dovremmo avere con i nostri capi. È vero, sai che noi abbiamo un po' questa abitudine di buttare, no? Buttare tutto quello che boh, si è scolorito piuttosto che non funziona più, scusami, non si può più rammendare o ha un buco, cioè, lo butto, tanto l'ho comprato 5 euro, poi il discorso è sempre questo, no? E in realtà, come ti dicevo prima, cioè, la nonna mi ha insegnato a pulire quando quel capo proprio ormai non ne può più di vivere. Usalo per pulire a terra, quindi non siamo più abituati a questo perché tutto usa e getta, non funziona più, lo butto. Però, tra l'altro, un'altra cosa interessante appunto rammendare, rattoppare, non so se ti ricordi tutte quelle toppe che si mettevano in questi jeans che praticamente si strappavano, si rammendava, si rattoppava in continuazione. Che è una cosa secondo me bellissima, ma poi anche banalmente la cura dell'armadio, no? Abbiamo armadi talmente pieni che la roba è sempre stramassata, facciamo fatica a tenerla in ordine, a tenerla pulita. Ovviamente cosa succede? Che quando i nostri abiti continuano diciamo, a sfregare con altri abiti perché ce ne sono troppi, si rovina, cioè non siamo neanche in grado veramente di prendercene cura in maniera adeguata e questo li fa ovviamente durare di meno. Dovremmo essere sicuramente più bravi in questa cura, sicuramente dei nostri capi e nell'utilizzarli anche in maniera fantasiosa. Un po' di tempo fa con una mia amica abbiamo smontato, diciamo, delle camicie di fast fashion, dei pezzi per fare dei turbanti per i capelli, no? Perché erano pezzi che non volevamo più, volevamo buttare, però alla fine anche se è fast fashion non la butti, anzi è peggio perché inquina di più di quella normale. E quindi siamo detti cosa possiamo fare, erano un po' strappate, quindi non riuscivamo a utilizzarle, quindi abbiamo creato delle fasce per i capelli e alla fine in un certo modo, insomma, ci vuole più fantasia, no? Per recuperare quello che abbiamo e che non possiamo usare più. A volte basta appunto andare indietro e ricordarsi di cosa faceva la nonna. Vero, vero, vero. Ed oggi i canali poi per fare questo sono tantissimi, perché oltre al ravanare fisico di cui abbiamo parlato prima, ci sono tantissime piattaforme online e applicazioni che permettono non solo di acquistare, ma anche di vendere. Quindi quelle cose. Quindi anche un privato che vuole mettere in vendita i suoi capi vintage piuttosto che second hand, quindi già usati, può farlo tranquillamente, insomma, in maniera molto semplice. Che poi, secondo me, questa cosa, oltre il donarli, che per esempio è un'altra cosa che io faccio spesso, soprattutto al lavoro, se qualcosa non la uso più perché non mi va più, perché mi sta grande, piccola, eccetera, in genere piccola, però faccio spesso, chiedo insomma alle colleghe, ve le porto, se vi piacciono le prendete voi, quindi già il donare, piuttosto che donare ad associazioni che magari fanno raccolte e così via, eppure, come dicevamo prima, metterli in vendita. Oggi possiamo farlo in qualsiasi posto, no? Online ci sono tantissime app, alcune più specifiche magari per il vintage, altre anche per second hand, quindi veramente
non ci mancano le alternative, ecco, per riciclare i nostri abiti, anche perché buttare oggi veramente, specie questi pezzi che spesso sono altamente inquinanti. E lì, sai, secondo me c'è anche un punto, adesso forse abbiamo poco tempo, ma un punto che mi piacerebbe anche sviluppare un domani. Probabilmente a breve anche il second hand e il vintage dovranno un po' fare anche i conti con diciamo, l'eliminazione dei capi, no? Con l'invenduto. Perché, per esempio, anche lì, diciamo, è interessante capire dove finisce anche il second hand non venduto. E, quindi probabilmente anche lì bisognerà fare, insomma, dei ragionamenti. Quindi, come dire. I numeri sono pazzeschi, si parla di 92 Esatto. milioni di tonnellate di rifiuti tessili ogni anno. Cioè, se guardiamo veramente ai numeri, perché si parla che l'industria dell'abbigliamento è la più inquinante, eccetera, però secondo me se ne parla sempre in maniera molto leggera, ma se andiamo veramente a vedere i numeri, sono veramente pazzeschi. E non è solo la quantità di rifiuti, ma poi sono tantissime altre implicazioni, sia a livello ambientale che a livello di tutela dei diritti umani, eccetera, eccetera. Quindi sì, sicuramente, insomma, sono tantissimi aspetti e niente, mi fa piacere che ci siamo scambiate queste chiacchiere, questi pareri. Sicuramente ci hai dato tantissimi spunti super, super interessanti e non so se ci sono altre domande che allora io no, sarebbe molto bello confrontarsi e anche oggi ci abbiamo provato. Compro solo vintage e second hand, benissimo. Bisogna ritornare ad apprezzare le vecchie stoffe. Facciamo ago e filo, anche sì, anche tutto quel discorso. Sicuramente, insomma, non c'è una ricetta specifica e ognuno di noi anche deve trovare la modalità migliore. Io credo che come tutte le cose ci si deve approcciare a piccoli passi, quindi non si deve cambiare completamente il proprio armadio, non si deve cambiare completamente il proprio stile di vita, ma prendere coscienza e consapevolezza anche a piccoli passi può veramente fare la differenza. E quindi, insomma, speriamo che siano sempre di più le persone che scelgono di acquistare meno, di acquistare meglio e di acquistare, insomma, con più attenzione. Magari, diciamo, tra non molto tempo ci ritroveremo a parlare di queste cose come già ampiamente instradate, diciamo così. Speriamo, ce lo auguriamo, ma come tutte le cose sappiamo che, insomma, serve un po' di tempo, serve un po' di tempo, però insomma, importante cominciare. Noi Beh, sono i ci. grandi cambiamenti quelli che richiedono tempo, quelli che Esatto. richiedono, diciamo, anche di adattarci mentalmente a nuovi modi di immaginare anche cose che fino ad oggi abbiamo visto sempre nello stesso modo, no? Quindi non è facile, non è. A volte, sai, paragono il fatto di smettere, per esempio, di acquistare fast fashion, nel mio caso, a una vera e propria. Per me è stata come smettere di fumare piuttosto che mettermi a dieta, no? Quindi è un po', cioè veramente ti rendi conto che ti crea una dipendenza effettiva, non è un modo di dire, cioè è dipendenza passare da Zara e entrarci dentro perché ci devi entrare, no? Perché è come se ti chiamasse lì e staccarsi, diciamo, da questa idea per me è stato molto molto difficile, devo dirti la verità. Quindi come tutti i cambiamenti grandi, poi anche mentali, ha bisogno di un po' di tempo. Ma si esce da questa da questo tunnel. Dai, niente, Grazie allora anche a persone se. come voi, insomma, che ci aiutano in questo senso a fare questi piccoli grandi cambiamenti. Noi ci abbiamo provato, Remira è un passo in questa direzione, ma non solo per tutti i motivi che abbiamo già detto, rimettere in circolo, ma anche per
per dare un esempio di tre giovani ragazze che hanno fatto di questo una scelta e non è solo la scelta di farlo nel mio armadio, ma anche un po' di raccontarlo. Ti ringrazio che ci hai E complimenti dato. per questo. Grazie Grazie, grazie a te che ci hai portato a voi, anche grazie a te, Katia. A la tua esperienza e spero di rivederti presto in giro a Milano. prestissimo, Remira. Assolutamente sì, speriamo di poter riprendere, Speriamo insomma, di tutto riprendere molto presto. presto. Noi appena sarà possibile nel nostro profilo Instagram e in Facebook ci saranno le date e il nuovo calendario. Intanto oggi continua Remira Virtual, abbiamo fatto questo test nel nostro Vi ho profilo seguito, Instagram. visto. Grazie E niente, vi aspettiamo. Speriamo, insomma, in questo periodo ci teniamo attivi. Se avete altre domande, potete farcele anche successivamente. Salverò la diretta così chi non ha avuto il tempo di seguirci live potrà rivederla. E grazie ancora, Angela. Buona a te, grazie a tutti per averci seguite. serata. Ciao. Ciao, buona serata, grazie.